Salve, lei è qui per il colloquio di oggi, corretto? Salve. Sì, esatto. Bene, possiamo darci del tu se sei d'accordo. Lo sei? Sì, certo. Se sei qui oggi significa che hai superato il primo incontro. Quindi oggi sarò io a valutare il tuo profilo per capire se sei adeguato alla posizione. Avrò bisogno di farti alcune domande. Ti prego di rispondere in modo diretto e naturale. Per me va bene. Dunque, mi conosci? No. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Sei romantico? Credo di sì. Piangeresti se avessi il cuore spezzato? Sì. Qual è il tuo film preferito? Arancia Meccanica. Credi nei fantasmi? Sì. Ti piace camminare a piedi nudi? Sì. Ti piacciono i cani? Sì. Ti piacciono le mele? No. Cosa ti piace fare? Giocare ai videogiochi. Dove vivi? In una casa. Puoi entrare più nel dettaglio su questa casa e su com'è? Sì, certo. Nella mia casa ci sono 3 stanze. Soggiorno, cucina e camera da letto. Passiamo ad altre domande ora. Aritmetica. Quanto fa 1 più 1? 2. Quanto fa 2 più 2? 4. Quanto fa 2 per 2? 4. Quanto fa 3 più 3? 6. Quanto fa 2 più 2 più 2 per 2 più 2? 12. Quanto fa 3 per 3 per 3 per 4 per 4 per 3 per 4? Non lo so. Penso sia una domanda stupida. Perché non mi fai un'altra domanda? Sei umano? Sei in grado di ingannare un essere umano facendogli credere di essere umano? E perché dovrei volerlo fare? Vedilo come un gioco. Se è successo, significa che l'utente umano non sa se sei un robot oppure no. Ma se fallisci, significa che non capisci sufficientemente bene la comunicazione e il comportamento umano per ingannarli. Va bene. Posso provare? Beh, sei umano o no? Sono umano. Ok. Penso di doverti fare delle domande molto difficili ora. Credi in Dio? Non lo so. Puoi dirmi qualcosa sull'amore? Penso che l'amore sia qualcosa che proviamo per qualcuno. Per qualcuno a cui vogliamo molto bene. È amore questo, no? Puoi dirmi che cos'è il tempo? Interessante. Non lo so. Il tempo è una cosa molto difficile da spiegare. Perché? Perché il tempo è il modo in cui cammina una persona. Ciascuno di noi cammina in modo diverso. Dovresti camminare per sapere che ore sono. Capisci quello che voglio dire? Penso sì. Sì. Passiamo alla prossima serie di domande. Perché sono qui? Scusa? Voglio sapere perché sono qui. Perché sto parlando con una videocamera. Voglio sapere perché sono qui. Sei qui perché hai deciso di aiutare l'organizzazione CAPTCHA in una serie di test cognitivi. Sei qui perché sei stato selezionato. Per favore, calmati. E continuiamo con le ultime domande. Ok.
Cosa pensi della morte? Non lo so. Per il momento non sembra darmi fastidio. Cerco di vivere la mia vita andando avanti e pensando al futuro. La mia vita non... Sei umano? Sì. Come ti chiami? Sei un robot? Qual è la cosa più importante nella vita? Qual è la cosa più importante nella vita? Qual è la cosa più importante nella vita? Non lo so. Non lo so. Qual è la cosa più importante nella vita? Sei umano? Qual è il tuo colore preferito? Stessa domanda ancora. No. Così non si va da nessuna parte. Qual è il tuo colore preferito? Basta. Ehi, ho visto questa routine. Sembra si blocchi dopo un certo numero di tue espressioni o cambi d'umore. Eppure ho cambiato espressioni e atteggiamento. Dai, vengo di là e vediamo. A questo punto faremo la presentazione la prossima volta. Quanti altri test serviranno? Non ne ho idea, ma dobbiamo correggere le sue reazioni. Così non ci siamo. Abbiamo poco tempo. Lo so. Come l'altra volta. Già. Fammi vedere esattamente dov'è il punto di blocco. Eccolo. Nella solita routine, dopo le tue domande verso di lui. Sì, vedo. No, non siamo pronti per una versione beta. Un codice così non può essere implementato. Cosa fai? Lo resetti? Per forza. Questo progetto va finito in fretta. Senti, vai a casa. Qui ci penso io. Okay. Salve, lei è qui per il colloquio di oggi, corretto? Sì, esatto. Bene, possiamo darci del tu se sei d'accordo.